La prossima edizione di Domenica In e il ritiro di Mara Venier. La trasmissione Domenica In, attesa dal pubblico per la sua conclusione prevista a giugno 2025, segnerà l'addio di Mara Venier. In un'intervista, l'ex marito Jerry Calà ha commentato la decisione della conduttrice di abbandonare il programma, affermando: "Lei lo dice, ma non lo pensa". La Venier ha sempre manifestato una forte passione per il suo lavoro, sottolineando che considererebbe il pensionamento solo quando il pubblico avesse perso interesse per lei. Rimane da vedere se la nuova edizione attirerà lo stesso successo di sempre. Il legame tra Mara Venier e Jerry Calà, momenti di difficoltà e amicizia ritrovata. Jerry Calà, noto comico della vecchia guardia, ha rivelato di aver attraversato periodi difficili, sia nella vita lavorativa che in quella personale. Il loro rapporto si è incrinato a causa di un tradimento, ma ora la loro amicizia è forte. Venier non perde mai l'occasione di invitare Calà nella sua trasmissione domenicale per discussioni informali e divertenti. Secondo Calà, Mara è profondamente legata al suo lavoro e si dedica con grande attenzione alle trasmissioni che conduce. Momenti emozionanti nella carriera di Jerry Calà, una celebrazione speciale all'Arena di Verona. Un recente confronto ha visto Jerry Calà raccontare uno dei momenti più toccanti della sua carriera, il suo spettacolo all'Arena di Verona nel 2021, in occasione del suo 70° compleanno e dei suoi 50 anni di carriera. "Riempire l'arena è stata una bella soddisfazione", ha dichiarato, ricordando l'emozione di condividere il palco con molti amici, tra cui Mara Venier, Ezio Greggio, Ivana Spagna, Shel Shapiro, Massimo Boldi. Inoltre, Mara Venier dovrà affrontare nuove sfide nella prossima stagione televisiva, lavorando non solo a Domenica In, ma anche preparando un nuovo show serale intitolato Le stagioni dell'amore, che sembra richiamare il format di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi.